finale. Quindi non dovete più immaginarci, certo che faceva venire voglia di fare la battuta, certo che Fiorello ha detto che siamo come le tasse, che le levano, ma poi ci sono sempre, va bene tutto, però da adesso, da domani, cominciate a immaginarci come delle persone singole. IRN, CNZ, il mio codice fiscale comincia così, mi chiamo Bruno Micarelli, per cui IRN. Per cui siamo uomini, siamo singoli, una storia bellissima, incredibile e irripetibile è finita. Adesso ne cominciano altre, forse più piccole, forse diverse, forse non lo so, ma storie che comunque meritano rispetto perché nascono da un amore per questo mestiere assoluto. Cos'altro posso dire? Dovevo girare questa, che dura un'ora, che doveva essere la lunghezza del nostro incontro, ma siccome io voglio parlare un po' di più con voi, ho fregato la clessidra, ho parlato prima e l'ho girata adesso, così abbiamo più tempo. Io credo di aver detto tutto, se avete delle domande da farmi, andate pure. Ah no, devo raccontarvi della tournée. Allora, la tournée, vi dico poche cose, però è bella, sono una quarantina comoda di brani che cominciano da quando io, a 6 anni, vi dico questo perché è tutto visual lo spettacolo, cioè c'è un film che gira agganciato alla musica dietro che racconta tutto quello che io farò sul palco. E ci sarà questo bambino di 6 anni con ciuffo che va a girare le manopole di una grande radio, quella che aveva portato a casa mio papà, che guarda dentro nelle fessure perché ci sono le valvole che facevano luce e pensava che ci fosse qualcuno che stava parlando dentro. E c'era una canzone che lo divertiva molto, di Little Richard, che questo bambino a 5 anni non sapeva cos'era l'inglese o l'italiano, sentiva uno che diceva una cosa strana, ed era Tutti Frutti. E io comincerò proprio con quella, da lì passerò a Love Me Tender, perché poi il rock è stato raccontato in maniera dolce, e quindi ci sarà un elogio a Elvis Presley, poi ci sarà Ed Sullivan che presenta i Beatles per la prima volta nel 63 all'Ed Sullivan Show e faremo Shilosimo 64, no, vedi? Io perché dico questo? Perché ho degli esperti, perché mi correggono, siamo ancora in tempo, da qui a maggio sai quante date cambiamo, grande. Allora, che canterò Shilosimo, che ha cambiato il mondo, capito? Poi racconterò del mio incontro con Paul McCartney, del fatto che abbiamo fatto insieme un video contro il maltrattamento degli animali, però questo 3 anni fa. Però immaginate la mia emozione a incontrare questo signore che ha scritto e cantato la prima canzone che io ho interpretato da solo prima di mettere sul primo complesso, col quale ho vinto il festival. Che la canzone era Yesterday, il festival era un festival molto serio, organizzato dalle cantine sociali di Conegliano Veneto, e si chiamava Lo Stroppolo d'Oro. Però adesso voi non ridete perché era un festival serio, lo presentava Pippo Baudo, ok? Per cui no, ma Baudo è bellissimo, 10-15 anni fa, siamo a cena a Roma dopo uno dei suoi programmi, non mi ricordo più quale, e io alla fine gliela voglio raccontare, se vuoi, Pippo, tu non te lo ricordi, ma io quando avevo 17 anni ho cantato a un festival a Conegliano, gli ho spiegato tutto, e l'ho vinto, e mi hai presentato tu, ragazzi, non ero ancora arrivato al tu di presentato tu, che si era già alzato in piedi, anche questo l'ho scoperto io, subito, si è preso subito in merito, fantastico. E insomma così, farò questo spettacolo dove racconto la grande musica del mondo, i grandi cantautori italiani, da Paoli a Tenco. Ci sarà dentro le canzoni di protesta, quelle americane e quelle italiane. Loro avevano il Vietnam, noi eravamo il Brennero, i nostri finanzieri morti quando hanno tirato giù i tralicci in Alto Adige. Sono andato al giornale l'Alto Adige a farmi dare le prime pagine dei giornali del 66, le abbiamo scannerizzate e verranno proiettate con i titoli di allora. Per cui c'è un racconto storico, filologico, che ha un senso in tutto quello che porterò in scena. Poi c'è il periodo del flower power, degli hippie, meraviglioso, California Dreaming, Mamas and Papas, su questo mondo qui. E poi il rock proprio, quindi i Pink Floyd, i Pooh, The Shine, Crazy Demon,
che si incrocia con Parsifal, con gli stacchi di Parsifal, qui un mondo così, che mi servono per introdurre Cantico, l'ultimo pezzo che avete sentito, che è il mio prog di oggi. E poi il secondo tempo sarà la musica italiana, quella che ho scritto, quella che ho cantato, quello, prenderò anche qualche pezzo di Puma con grande rispetto, perché io amo quando i Puma cantano. E quindi farò solo alcune canzoni, quelle più adatte alla narrazione, no? Non farò di sicuro tanta voglia di Leo Pensiero, per dire, farò certe cose dei Fu, e insomma portiamo a termine questo racconto che è un viaggio nella musica. Io voglio prendere per mano la gente, e per quelli che hanno la nostra età, che l'hanno vissuto, sarà un ripasso. Per chi non l'ha vissuto in quell'epoca, come voi giovani, purtroppo siete più di noi vecchi qua dentro, per voi giovani sarà una maniera di raccontarvi un periodo che purtroppo non avete vissuto, un periodo che ha cambiato il mondo, ha cambiato mode e modi di vivere, e che anche se ha fallito in certe cose, è comunque un periodo che è rimasto nella mia vita, dentro di me, e quando io devo pensare a un momento bello, penso a quel momento, a quel periodo, quando ero seduto a Piccadilly Circus e la piazza non era ancora tagliata da quell'orrenda strada che hanno fatto dopo, ed eravamo ragazzi che arrivavano da tutto il mondo, e quando dormivo a casa di Armando Gallo, che scriveva per Ciao 2001 ed era amico dei Genesis, e una sera mi sono trovato a cena con questi che non sapevo chi erano, poi lui mi ha spiegato 2 anni dopo che erano i Genesis. Cioè, era un mondo incredibile. Ragazzi, Carnaby Street, Mary Quant, che ha inventato le minigonne, che noi bambini, ragazzini, abbiamo rischiato la cecità tutti quanti, perché dalle gonne lunghe improvvisamente abbiamo visto uno splendore, cioè è stato un periodo fantastico. E allora c'è tutto questo in questo mio disco, e forse anche qualcosa di più, ma io non lo so, non me ne sono accorto, magari riascoltandolo fra un anno ci rivediamo e vi racconto qualcos'altro. Grazie.